Allora, eccoci di ritorno dalla spesa. Siamo andati a fare la spesa all'Eurospin in vista delle vacanze. Abbiamo cominciato a fare un po' di scorta, qualcosa da tenerci ancora qua per l'ultima settimana qui a casa prima di partire, e poi qualcosa da portarci dietro per i pranzi e le cene veloci al rientro dalla spiaggia. Allora, andiamo a vedere adesso borsa per borsa che cosa ho comprato. Dunque, cominciamo un po'. Prima cosa è pappona per Pepe, il suo riso soffiato vitaminizzato. Ne abbiamo presi due sacchetti, così uno lo teniamo a casa ancora e un sacchetto, speriamo che ci basti, giù per la sua pappa. Io glielo mischio insieme alle scatolette e quello è la sua pappa. Poi ho preso un po' di pasta per Mauro, perché sapete che io da quando faccio la dieta dei gruppi sanguigni non mangio più pasta, ma lui ovviamente sì. Quindi si è preso queste mezze penne rigate, che piacciono tantissimo anche a me, però. E gli spaghetti, e vabbè, pazienza. Poi ho preso queste, che invece sono da tenere a casa, che sono le candeline da mettere sotto le tartole della Yankee Candle. E allora le ho finite e adesso le vado a mettere nelle giare vuote. Poi ho preso dei bocconcini qua della Rada Mess per i gattini e queste rimangono a casa e mia figlia verrà a dare da mangiare i gatti. Poi ho preso questo che praticamente è un olio che fa andata e ritorno perché arriva dalla Liguria e ci torna con noi. Ho preso questo mezzo litro 100% italiano estratto a freddo e da olive taggiasche, quindi proprio ritorna nella sua terra. E voilà. Poi, per quanto riguarda un po' di scatolame, ho preso i miei amati ceci che mi piacciono per farli nelle insalate fredde con la pasta di legumi, con la pasta normale, con l'insalata di riso, insomma, li faccio con un sacco di cose. Poi ho preso un po' di latte vegetale. Allora, latte vegetale ho preso questo qua alla soia con vaniglia. Poi ho preso questo che è riso e soia. Riso e soia. Questo che è alla soia, ma a differenza di questo non ha l'aggiunta della vaniglia. Questo è soia semplice. E quindi ho preso 4 litri di latte vegetale e per 2 settimane ne ho più che abbastanza. I sottobicchieri, come dice Mauro, che sono le gallette di riso, ho preso queste qua ogni tanto da sgranocchiare, mi piacciono, ne ho prese due, e poi delle pesche. E invece questo di Mauro, le sue alette di pollo, queste qua con le spezie, che in 448 sono pronte e ti risolvono la cena. Ok, poi cosa abbiamo preso di altro? Ho preso questa che è praticamente una vellutata di piselli che avevo già preso. E anche questa è una cosa pratica da fare, si butta praticamente questa farina nell'acqua bollente e viene proprio una crema, una vellutata da mangiare d'inverno calda, d'estate invece tiepidina e mi piace perché è una coccola, un po' di minestra, un po' di passato, così mi piace sempre. Poi ho preso questo mix di cereali. Questo non me lo porterò in vacanza perché questo qua devi cuocerlo. Dentro ha riso Thai rosso integrale, farro, orzo, avena, grano duro, precotti. Dunque, ah no, però dice sciacquare abbondantemente e cuocerlo in acqua bollente per 10 minuti. Allora anche questo si può fare o per fare un'insalata fredda o per fare un primo. Quindi questo sì, mettiamolo pure che lo porto via. Poi questi li ho presi sempre per cene veloci e fresche. Questo qua è un petto di pollo grigliato in gelatina. Non l'avevo mai preso, costava anche abbastanza poco. Ce n'è 140 grammi per ogni scatoletta e ne ho presi 4. In modo che, insomma, si possono aggiungere. Questo è petto di pollo da provare come alternativa, insomma, da aggiungere alle insalate. È sempre un secondo fresco da spiaggia, va benissimo. Poi avevo preso qua 2 scatolette per pepino, peppone, manzo, patate e verdure. Queste le aggiungo al riso soffiato. Poi mi servivano delle spugne per i piatti, così una me la porto via e le altre le lascio qua a casa. Sono queste qua con le ondine. Poi ho preso dei biscotti sempre per il mio cagnolotto, questi sono i premi che ogni tanto gli diamo e voilà.
Poi mi sono ricordata di prendere delle mollette, perché ogni volta che andiamo in giro poi arriviamo là, non ho mai le mollette, le devo comprare sul posto. Allora adesso le ho prese, magari due serie qua, due file me le porto e due le lascio qua. Del sale grosso per la pasta. Questa invece l'abbiamo comprata per mangiarla adesso, è una mini anguria di quelle senza semi. Solinda Peviani, spero che sia italiano perché non c'era scritto. Comunque la particolarità è che senza semi voglio provarla. Poi qui c'è ancora una confezione di gallette, queste qua però sono ai 5 cereali, mentre le altre erano al riso. Poi bresaola, questo anche è un contorno sempre veloce, pronto, proteico, senza grassi, quindi questo va benissimo, secondo Mozzi anche per farci colazione, quello magari con un frutto o con della marmellata è l'ideale. Poi della mozzarella. Io insomma una tantum, una mozzarella me la posso concedere e poi qua c'è dell'insalata, ho preso l'insalata questa qua gentilina e poi delle banane. Allora, ritorniamo qua a noi. Dunque, involtini di pollo con pancetta e salvia. Questi li faremo qua in settimana a casa prima di andare via. Qui ho preso del petto di pollo. E qui invece del petto di tacchino, quindi tutta carne bianca, e voilà. Poi questo invece da portare via è un mix 100% vegetale, già cotto al vapore, vegan, mix al vapore, bulgur e quinoa, che sono quinoa, sappiamo, un pseudo cereale, il bulgur invece è un cereale vero e proprio. E così. Poi ho preso del salmone affumicato. Questi invece li ho presi per Pepe, sono dei fegatini di pollo e li voglio cucinare e darli a lui qua a casa insieme al riso. Poi altra cosa che compro sempre sono questi trancetti di tonno all'olio d'oliva, sono pronti da gustare senza sgocciolarli, per cui anche questi per condirci una pasta, per condirci un'insalata fredda, per fare tonno e pomodori. Cioè, qualsiasi cosa sono già pronti, ce n'è tanto perché sono tre etti e sono veramente comode queste buste. Poi ho preso alla cassa c'era questo, un burro cacao all'aloe vera con vitamina A e vitamina E, dermatologicamente testato. E quindi niente, questo me lo porto perché in spiaggia mi ci va. Poi dei sughi pronti per la pasta, questo è il classico pesto alla genovese. Io di solito questi sughi pronti non li compro mai, però quando uno è via sono comodi innegabilmente. Questo è un sugo alle vongole e poi ho preso due ragù. Ok, poi c'è del formaggio che mangia Mauro, questo è del Berna e del Frontal, dei biscotti formato famiglia per la colazione. Poi ho preso questo, anche questo, piselli e tonno, idem, questo per la colazione di Mozzi sarebbe fantastico. Io lo userò magari appunto o per una pasta o per del riso. Poi qui c'è rifiuti organici, mi servivano dei sacchetti per i rifiuti organici, uno lo lascio a casa e uno lo porto. Una confezione di noci perché mi piacciono tantissimo e quindi questi per fare la merenda vanno bene. E poi invece di detersivi ho preso solo questi due qua, vi faccio vedere. Questo l'ho preso perché era in offerta, è un additivo disinfettante bucato, battericida, lieviticida, eccetera. L'ho preso per, insomma, non so se lo porterò dietro, magari lo porto perché magari lì con l'umidità, i costumi che rimangono magari umidi, gli asciugamani da spiaggia, eccetera, che uno li appoggia per terra, sulla sabbia, ovunque, magari questo potrebbe servirmi. E questa qua che è una candeggina spray, che era da tanto che non la compravo più, una volta la prendevo sempre, poi io vado un po' a cicli. E quindi non l'avevo più presa nella smania delle mie cose eco e bio, eccetera. Però adesso insomma andiamo in un bungalow, per cui magari arrivo lì e voglio dare una passata ai bagni, alla cucina, eccetera. E quindi ho deciso che andava bene per questo scopo.
E voilà, mi sembra che vi ho detto tutto, questa è stata la nostra spesa, mancano ancora dei coprisedili per l'auto che mio marito ha preso, che ha lasciato giù in garage, e praticamente abbiamo speso 100, 119,29. Dovrebbe bastarci per un bel po', direi almeno per questa settimana che siamo a casa e abbastanza anche per i 15 giorni che saremo in campeggio. Bene, la spesa finisce qua e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!